Allora, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, vediamo se mi sentite e mi vedete, spero tutto ok con il segnale, che non ci siano ritorni fastidiosi, datemi un feedback, insomma, se si sente tutto e si vede tutto. Chi c'è, chi c'è collegato, vediamo un attimo. Buongiorno, l'orario è particolare, insomma, è quasi ora di pranzo, quindi... Proveremo a essere brevi, insomma, su, sull'argomento. Vediamo dalla mia, dalla mia regia se c'è. Perché oggi la difficoltà per me di oggi è di, di, di parlare da solo, di fatto di non avere un'interlocuzione. Quindi vi prego di farmi domande perché, insomma, par parlare e farsi domande da solo è, come dire, bello impegnativo. Allora, quanti di voi utilizzano la R5? L'hanno provata? Ce l'hanno? Quanti di voi si occupano di fotografie, di, di eventi e sono interessati diciamo, all'argomento proprio nello specifico della, della situazione? Fatemi sapere un attimo, dai, mi leggo un attimo di commenti e poi partiamo direttamente a bomba con, con alcune spiegazioni. Vediamo un attimo chi c'è, chi c'è collegato. Intanto, un'altra premessa. Purtroppo oggi per ragioni insomma, di, di spostamenti di, di questa particolare situazione non sono in negozio come vedete dal background, anzi tra l'altro stanno pure facendo dei lavori qua vicino, quindi forse sentirete dei rumori di, di fondo e, e quindi non ho la R5 con me in mano, è divertente, però ovviamente ho tutti i file, ho tutti i materiali prodotti. Per cui insomma cercheremo di ovviare a questo discorso, ricordo a tutti quelli interessati che la R5 è disponibile eh, in negozio da Marcello, vi aspetta, eh, andatela a provare insomma, così sta, sta lì direttamente tutto quello che diciamo adesso la potete, lo potete verificare sul campo. Non vedo particolari osservazioni e domande, quindi la, metto, la prendo come che chittacea consente insomma, che riuscite a sentire e a vedere senza, senza alcuna difficoltà. E andiamo un attimo, andiamo su <coughs> sull'argomento, diciamo, sull'argomento di oggi. Allora, dove ho utilizzato la, la R5 in queste giornate? Ho fatto uno shooting, di, diciamo, dedicato al mondo dei matrimoni nella zona di, di Ravello. Ehm, poi l'ho utilizzata diciamo come seconda camera e vi spiego subito perché seconda camera in un, in un vero e proprio matrimonio uno degli ultimi che è stato possibile fare e durante un evento aziendale quindi di fatto l'ho un po' provata sul campo delle cose che diciamo eh, vivo io più direttamente nella, nella mia professione, l'ho provata anche molto da un punto di vista video e magari faremo un'altra diretta eh, dedicata, espressamente al, dedicata espressamente al discorso, al discorso video. Allora, eh, Dave, Flavia, buongiorno, grazie anche per il feedback, insomma, si vede e si sente tutto quindi, insomma avanti così andiamo avanti così dicevo l'ho utilizzata in queste situazioni e l'ho portata e in questo l'ho usata come seconda camera la prima volta non facendo l'errore del passato non avendola usata veramente prima sul campo ho detto eh, affianchiamola a una 5D Mark IV e a una EOS R e vediamo che cosa succede perché assolutamente i numeri e le statistiche e la presentazione di questa camera ci dicono che è una camera straordinaria poi bisogna sempre comunque vederle no? le cose sul campo, per carità ci fidiamo di, di Mamma Canon, però allo stesso tempo l'esperienza di ognuno di noi eh, poi la dice su quello che lui è in grado di tirar fuori dallo strumento che ti viene messo ehm, a disposizione. Quindi in queste, due, in queste tre situazioni insomma, l'ho un pochettino provata. In che modalità? Ho provato principalmente, diciamo, ho testato il funzionamento del, dell'autofocus, la, la, la potenza, se c'era, eh, almeno come è dichiarata del, dell'autofocus, eh, la tenuta agli alti ISO e in generale anche un pochettino il funzionamento, diciamo, i, i file che venivano prodotti, questi 45 mega no, rispetto ai 30 erano un po' da, um, da analizzare e quindi l'ho vista e l'ho sperimentata da, da questo punto di vista. Ora partiamo da un aspetto molto importante, vi ho detto non ho la camera qui con me, proviamo a fare questo shift tecnologico e vediamo se non combino eh, una tragedia e voi mi continuate comunque a seguire. Dovreste vedere il mio schermo, anzi aspettate un attimo, dovreste vedere anche me sul, sul mio schermo. Eh, con, eh, con diciamo, la, la R5 diciamo, sul sito di, di Marcello, di Camera Service, e mi sono preparato le tre schermate con la, la 5D, eh, la R5 e la EOS R. La EOS R, scusatemi che non l'ho aperta, quindi la troviamo subito, la troviamo in diretta. Dove stai EOSR? mia? Dove stai? Vabbè, intanto la cerchiamo. Dove sta? Eccola qua, con adattatore, eccola qua. E l'apriamo. Allora, prima cosa estremamente importante che non si capisce quando uno guarda una macchina sul eh, su, diciamo, online no, e fa, vengono fatte le presentazioni. Non si capisce fino a che uno non, non la prova direttamente, è il discorso dell'ergonomia. Che devo dire per me, è forse il primo discorso principale eh, perché. Dovendo lavorare all'interno normalmente di una giornata o di più giornate consecutive quando si fanno gli eventi o quando, a parte quest'anno, c'è una stagione diciamo, che ha quindi una sua continuità da un giorno all'altro, la presa, eh, l'utilizzo in mano dello strumento diventa fondamentale. Qui ho, ho con me una 5D Mark IV e sono abituato a un'ergonomia molto, molto 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 particolare perché mh, si incastra bene con, con la mia mano allora diciamo la r5 dalle immagini già diciamo prometteva molto bene provata eh, in negozio effettivamente questa sua mh, diciamo incavatura mh, aiutava decisamente eh, una mano eh, come la mia L'ho provata senza battery grip e qui vedete una 5D Mark IV con il battery grip. Lo utilizzo sia per scattare in verticale che per appoggiare meglio la mano. L'ho provata senza battery grip proprio per vedere com'era, diciamo, di, di, di natura, come esce, insomma, come, come camera. E devo dire che la risposta è stata assolutamente convincente. Cioè, l'ergonomia. Dal mio punto di vista è veramente identica a, a quella di una 5D, eh, una 5D Mark 4 Grandi differenze non le ho trovate, è leggermente più piccola, ovviamente c'è tutto un discorso di peso, di dimensioni eh, che cambiano, ma proprio dal punto di vista de, dell'afferrarla eh, anche per il fatto che ha questo incavo un pochettino maggiore, diciamo si afferra assolutamente bene. Quello che diventava fondamentale era testare. Eh, questa cosa qua dietro, spero che la vedete, eh, ovvero il joystick. Il joystick, per me, è un qualcosa di fondamentale nel, nel modo in cui io realizzo eh, le mie immagini ed era la grande pecca, la grande mancanza eh, per quanto riguarda la EOS R, cioè la EOS R aveva questo, diciamo, sistema, ha ah, questo sistema, eh, diciamo, di, di selezione, no, touch di varie funzioni, ma di fatto avevano tolto il joystick. Canon, devo dire, ha ascoltato, insomma, la necessità di tutti quelli che venivano dalla 5D Mark iv e ha implementato questo joystick. Ora una piccola nota del tutto personale, ehm, la posizione del joystick, come vedete nel caso della, della 5D Mark IV è un po' più in basso rispetto al posizionamento della, eh, della, R, eh, della R5. E, mh, questo discorso intanto mi guardo un attimo eh, commenti e diciamo feedback che, che ci sono la tua ripresa è coperta dalle scritte di facebook curiosa di conoscere la tua esperienza vabbè penso che in realtà mi vedete ora mi dovreste vedere diciamo in todo comunque dicevo ehm, tornando un attimo alla, alla schermata eh, con la mh, con la camera ora questa questo joystick posizionato in alto più in alto del joystick della eh, della mark 4 per alcuni versi è risultato un po' meno agevole, cioè la mia mano è abbastanza grande, il pollice, diciamo, afferra bene eh, tutta la camera, però la posizione leggermente più in basso della 5D Mark IV, personalmente, quindi in giudizio del tutto personale, è risultata un pochettino più comodo. Ora però, questo, questo, questo aspetto, diciamo, eh, non, non indifferente... È da considerare però insieme a un altro aspetto fondamentale che già avevamo approvato con la EOS R. Io per esempio sono stato tra quelli che quando è uscita la EOS l'ho presa, sono andato in difficoltà nella messa a fuoco, salvo poi capire che era tutto lo schermo LCD che mi permetteva di mettere a fuoco l'immagine che avevo davanti. E questa è stata un'incredibile scoperta, perché mettere a, uh, a fuoco con il pollice su tutto lo schermo LCD è stata veramente una gran, una gran figata. A volte in alcuni momenti ero in difficoltà proprio per la velocità di esecuzione di scatto, nonostante fosse molto responsive diciamo lo schermo LCD e quindi mi avrebbe fatto comodo l'ausilio del joystick. Ecco, tutte queste due cose sono arrivate con la R5. Cioè con la R5 si può mettere e anche la R6 si può mettere contemporaneamente a fuoco utilizzando l'intero monitor e utilizzando anche il joystick quindi laddove uno dovesse avere una difficoltà di velocità di utilizzo di, di qualunque ehm, ragione in un modo ha comunque sempre l'altro di appoggio per cui nello specifico diciamo dell'ergonomia proprio della posizione del joystick un pochettino eh, mi manca ecco il posizionamento della 5D Mark IV però il mix delle due cose la R5 da questo punto di vista è come se fosse diciamo un un mix perfetto da, eh, da, tra la 5D Mark IV e la, ehm, e, la, ehm, Eos, eh, e la EOS R. Vediamo intanto se ci sono dei, eh, dei commenti. Eh, ah, buongiorno Pina, ti seguo nella mia breve pausa. Eh, buon pomeriggio anche a te, Pantaleo. Eh, Rita ti ho già salutata. Allora, vediamo eh, di andare avanti rispetto a quello che vi stavo, che vi stavo raccontando, spero insomma, che questi aspetti vi possano interessare anche come, eh, come orientamento no, nel, nel, nello scegliere la macchina, perché poi abbiamo visto dall'uscita della macchina che eh, molti si interrogano, no? c'è cioè, il senso di questa chiacchierata è di dire, ma io ho una 5D Mark III, no? Basta passare alla 5D Mark IV oppure una 5D Mark IV? Ha senso passare a una EOS R, o una R5 o R6? Ho una EOS R, ha senso passare a una R5 e una R6? Speriamo, eh, spero di darvi insomma, un, po un feedback da questo punto di vista per orientarvi okay, nella, nella scelta. L'aspetto fondamentale, che non è indifferente quando si fanno delle sessioni di scatto. È ovviamente la possibilità di utilizzare quanti più strumenti possibili no, rispetto alle proprie necessità. Quindi chiariamo questo, questo aspetto fondamentale. Allora, ehm, quello che è successo con la EOS R, se ancora non fosse chiaro. È che è stato messo in campo un sistema in grado di eh, dialogare contemporaneamente con tutto il mondo delle ottiche F, di cui io stesso sono ancora felice possessore, soprattutto di alcune eh, in particolare, ma soprattutto dialogare col mondo delle ottiche RF, e di tutta la tecnologia che è stata implementata e soprattutto della qualità oramai eh, confermata su tutti i livelli della superiore qualità delle ottiche RF a parità di tutto, a parità per esempio un 24-70, un 2405, un 70200 e via dicendo, tutte le ottiche diciamo eh, paragonate al mondo EF hanno un livello di tecnologia, di, eh, di qualità delle lenti, insomma di incisione, eh, di definizione sui bordi assolutamente superiore. E quindi va da sé che avere una macchina che presenta possa presentare eh, tutto quello che io ho apprezzato della 5D Mark IV, nota eh, su questo. Utilizzo la 5D Mark IV, o utilizzavo la 5D Mark IV perché occupandomi di eventi, a me personalmente la 1DX eh, pesa troppo in mano. Non mi serve sempre il battery grip, faccio anche video, mi occupo anche di video, quindi la possibilità di staccare il battery grip, avere una macchina più compatta, più leggera, devo dire è molto molto comodo per quello che io faccio. Quindi questa è la ragione per cui la R5 rappresenta per me la naturale evoluzione. Allora ha senso questo mondo mirrorless? Beh, da un punto di vista dell'utilizzo delle ottiche, della velocità con le quali funzionano, anche eh, in relazione al discorso dell'autofocus, assolutamente sì, quindi prendere oggi una mirrorless ti permette di entrare in un doppio mondo di ottiche e poter scegliere, poterti aprire a tutte le novità del mondo RF oppure rimanere con l'anello adattatore che non presenta alcuna, diciamo, eh, limitazione, cosa che invece fanno anelli adattatori di altre marche, ehm, di rimanere nel mondo F. Quindi io personalmente ho delle ottiche che stimo ancora del mondo EF, che mi tengo ancora molto legate a me e provo, le ottiche RF è tutto quello che mi permettono. Ho provato il 50, ho provato il 2405. Eh, e così via, insomma. Eh, per cui, diciamo che questa è una ragione molto, molto importante che mi aveva introdotto alla EOS R e che con la R5 in qualche modo mette insieme i vantaggi della R, ottica RF e eh, EF, i vantaggi, l'ergonomia della 5D Mark IV e le ritrovo tutte in un'unica un macchina. È chiaro da quello che dico dove voglio arrivare, cioè la, mh, la sensazione di aver provato una macchina che le, le supera le altre due, la 5D Mark IV e la EOS R. Però eh, vorrei provare a motivarvi il perché di, di questa cosa. Andiamo un attimo sul funzionamento del dell'autofocus okay? e proviamo a vedere eh, una situazione tipo eh, che ha utilizzato diciamo nello scattare eh, nello scattare le immagini ve la preparo e poi vado subito diciamo eh, vado subito a farvela eh, a farvela vedere allora dovreste vedere dovreste vedere in questo momento. Una, una schermata, diciamo uno screenshot ehm, di un, eh, del software che utilizzo ehm, per vedere una sequenza di scatto. Questa è una modella, una piscina, siamo a Ravello. E vedete una situazione in cui eh, la modella cammina, cammina verso di me, spero che si vede eh, e si sente, insomma datemi comunque sempre feedback se avete difficoltà in tal senso. Eh, questa è una situazione semplice diciamo di utilizzo, però per farvi capire una cosa estremamente importante. Allora, se ci fate caso, il volto della modella è in una zona dove il posizionamento dei punti AF della 5D Mark IV nel volto difficilmente potrebbe arrivare immaginiamo di volerci concentrare sul volto rispetto al corpo anche perché il corpo essendo bianco essendo avendo una diciamo una caratteristica simile allo sfondo soprattutto nella parte qui eh, a sinistra inevitabilmente potrebbe mandare un pochettino in confusione il punto f e io voglio affrontare questa situazione eh, dando priorità al viso. Ecco, questa è la classica situazione in cui il mondo mirrorless supera il mondo reflex per l'utilizzo che ne ho fatto io e il riconoscimento del volto della R5 da questo punto di vista è impressionante. Questa è una situazione semplice, lei cammina a favore, eh, il volto è sempre rivolto verso di me, lo gira, ma lo gira di poco, eh, non ci sono grandi difficoltà. Cioè anche con la EOS R questa situazione la potete cogliere mettendo priorità del viso e ai servo. La cosa che impressiona nell'utilizzo proprio pratico è la velocità con la quale la R5 fa questa cosa. E, e non a caso il dual pixel eh, autofocus è definito secondo nella R5 e nella R6. La sensazione che avevo condiviso ehm, anche quest'estate, avevo condiviso un video che adesso eh, vi ricerco un attimo, eh, ringrazierò sempre mia moglie per la, sua, eh, per la sua disponibilità, ve lo faccio vedere immediatamente. Avevo condiviso questo video in cui c'era il riconoscimento dell'occhio e il riconoscimento, diciamo, del, del viso. Ecco, questa era una situazione in cui. Uh, il soggetto si gira, cambia. Se la vedete sfocata, era il telefonino, ok? Che non mette esattamente a fuoco, ma vi assicuro: il file è assolutamente costantemente a fuoco. Questa cosa qui, che in questo video è diciamo applicata. Ha una situazione eh, precostituita in cui lo sappiamo, però avete visto come funziona anche quando gira il volto, eh, quando è di tre quarti, come acchiappa, eh, come acchiappa immediatamente diciamo, l'occhio eh, della persona questa situazione applicata a una situazione di scatto eh, in questo caso è eh, diciamo una modella che va a una certa velocità non molto velocemente ma durante un matrimonio mi è capitato di utilizzarlo per esempio nell'ingresso della, eh, della sposa oppure quando i bambini portano le fedi quindi situazioni dinamiche, situazioni reali poter chiudere gli occhi per esempio nella situazione di matrimonio che poi dopo andiamo a vedere ero anche in controluce eh, quindi avere questo controllo assoluto sapere che l'autofocus acchiappa immediatamente l'aggancia, non, non ti molla mai il soggetto anche quando il tuo stesso occhio non riesce a vedere e ti permette di mettere a fuoco in punti dove la F della eh, 5D Mark IV non potrebbe arrivare questo per me diventa diciamo eh, di diventa fondamentale provo a farvelo vedere un attimo non mi ricordo se c'era in questa cosa no? forse nella 5D Mark IV cioè il problema di cui vi sto parlando eccolo qua il problema di cui vi sto parlando spero che che si veda un attimo solo arrivo subito lo dovreste vedere adesso eh, trovate qui al centro tutta una serie di punti che sono i 61 punti autofocus eh, della 5d mark 4 lo vedete che qua sopra non, non c'è niente non funziona state attenti chiaramente quando poi la 5d mark iv passa in modalità live view, si approccia al, al discorso mirrorless quindi questo è molto molto importante da tenere a mente Qual è però la, la questione fondamentale? La questione è che io amo scattare a Mirino e quindi con la 5D Mark IV per fare la stessa cosa che vi ho descritto con la R5 dovrei staccare la camera e guardare il monitor LCD, non a Mirino. Ora, nelle situazioni di controluce, nelle situazioni dinamiche, durante gli ingressi in chiesa, durante diciamo, eh, uno speaker parla al volo, va sul palco, parlano in due, le situazioni sono molto dinamiche. Il mio approccio allo scatto è comunque quello a mirino. Io non riesco a scattare personalmente guardando il monitor LCD. Per cui, avere questo controllo assoluto con tutti i punti di messa a fuoco in tutta l'area del sensore che ci permette di avere la R5, permette di utilizzare quello che già era una grandissima cosa, cioè l'EOS ITRF presente nella 5D Mark IV e che rappresentava un vantaggio incredibile rispetto alla 5D Mark III. Eh, utilizzarlo su tutto il sensore, perché ricordiamo che nella R5, nella R6 non mi ricordo se qui c'era una slide. Nella R5 nella R6, ma comunque se non c'è, ve, ve lo dico a voce: nella R5 e nella R6 c'è un discorso diciamo di tutti i punti di messa a fuoco su, eh, su tutto il, eh, il sensore. E quindi questo è un aspetto estremamente importante per l'utilizzo che io ne faccio. Se avete delle domande vi seguo un attimo, proviamo a vedere se c'è qualche curiosità eh, a riguardo e vi, vi rispondo eh, molto molto volentieri, altrimenti passo, passo al prossimo punto. Insomma, ditemi, ditemi un attimo voi. Intanto mi preparo diciamo, l'altro argomento che avevo diciamo, eh, previsto eh, per questa situazione. Non vedo particolari... Non vedo domande, diamo un attimo di tempo al, al ritardo che c'è nello schermo e nella, nella diretta. Se qualcuno ha qualche curiosità, altrimenti proseguo. No. Ok, allora vado avanti, vado avanti io. Vi faccio vedere una cosa, due cose, insomma, brevemente eh, importanti, e poi dopo andiamo all'altro aspetto eh, che mi interessava: un altro aspetto che mi interessava. Allora, eccoci qua. Eh, discorso della doppia scheda. Mm, vi ho fatto la premessa, parlerò in un altro momento per quanto riguarda il video. Quindi, in questo momento mi limito al discorso eh, fotografico. È presente un doppio slot. Il secondo slot abbiamo una SD e una CF Express ehm, per quanto riguarda il, diciamo, il funzionamento della possibilità di inserire delle, de la, la doppia scheda. Nella 5D Mark IV, questa era la cosa diciamo, che mh, aiutava fotografi di eventi. Per esempio, come nel mio caso, io, ad esempio, mettevo sulla CF i file RAW sulla SD dei JPEG in risoluzione più bassa. E se devo dare, cosa mi succede molto spesso, gli, ehm, le foto al cliente immediatamente per una condivisione social, soprattutto nel, negli eventi aziendali, utilizzo i file SD o scarico solo quelli dal telefonino e, e vado molto, molto velocemente. Tutto questo R mancava, c'era un'unica scheda. Che di per sé non è un problema a priori, io non l'ho mai visto come un grandissimo uh, problema. Però poteva essere anche um, diciamo perché c'è comunque sempre la possibilità di registrare un doppio file sulla singola scheda. Però comunque sia, può essere un grande vantaggio avere la doppia scheda anche come backup e parlo, ripeto, solo da un punto di vista fotografico. Qui questa funzione c'è. La grande differenza tra la R5 e la R6 è che nella R6 la doppia scheda è costituita da due schede SD. Quindi anche in termini di costi e di investimento, eh, la R6 in questo rappresenta per chi ha già delle schede SD ovviamente performanti, un vantaggio. Nel caso della, della R5 bisogna comunque prendere una CF Express come seconda scheda. Molti da, anche dai colleghi che ho sentito, eh, mettono, visto che le schede CF Express costano molto, eh, mettono sulla SD i RAW e sulla CF si fanno un backup più leggero. Considerando una cosa estremamente importante, i file JPEG di questa camera sono impressionanti. Andateli a vedere, qualcosa magari vi posso far vedere se venite in negozio. Ma questi file sono impressionanti, cioè non è un JPEG smorto, smunto, che, che non si può utilizzare per una condivisione immediata, sono dei file praticamente finiti, pronti per essere utilizzati. Quindi, anche quando sono ad esempio in qualità M, io parlo di una condivisione web. Assolutamente di enorme qualità, quindi, perché non utilizzare questa funzione? E ad esempio, fare come ho già sentito altri colleghi mettere i RAW nella SD e farsi dei JPEG in bassa su un'unica CF Express anche da 64GB è già troppo eh, come diciamo sia backup che eh, piccolo backup che condivisione immediata. Eh, questo potrebbe essere un modo per utilizzare questa funzione. Quindi, diciamo la R5 richiama anche in questo un importante, eh, un importante aspetto. Della 5D Mark IV, cosa che la EOS R eh, non aveva, vediamo un attimo eh, l'altro punto che mi ero segnato. Eccolo qua. Scusatemi, perché poi, appunto, come vi dicevo, parlando da solo vado, eh, vado un pochettino a memoria. Allora, qui abbiamo invece. Eh, Cartelle, volevo parlarvi del peso dei file. Allora, questa cartella qua è stata fatta con una 5D Mark 4. Vi ricordo la 5D Mark 4 ha un 30 mega eh, di eh, pixel, diciamo, um, di sensore, un, 30 mega, un sensore da 30 mega. Che è lo stesso, praticamente della EOS R. Mentre la R5 eh, ce l'ha da 45 mega. Il problema per molti e la paura per molti è di dire: ma questi 45 mega pesano troppo, e allora non conviene prendere la R6 che ha 20 megapixel? Allora, esperienza personale, adesso al di là della quantità, che ovviamente sono state scattate molte più foto con la, con la 5D, ma guardando il singolo peso della Mark IV, abbiamo un 45 mega, diciamo di, di massa 47, a volte si arriva a 50, no, anzi, scusatemi, anzi, si supera, 57, 60, diciamo sono questi più o meno i valori. Se non mi ricordo male, sì, questa è la... È la eh, questa... È la R5, eccolo qua e più o meno siamo sugli stessi valori intorno ai 50, 55, 60, cioè non ho notato grandissime differenze in termini di eh, peso, ok, del del file. Eh, questo è un aspetto per me estremamente estremamente importante perché chiaramente una era la stessa preoccupazione che avevo anche io, cioè di avere dei file eccessivamente pesanti e difficili poi da gestire. La nota che vi aggiungo in termini di post-produzione e di utilizzo del file è che una difficoltà che personalmente ho avuto, e lì probabilmente anche pure la capacità di saperla utilizzare, non lo so, ma presa così in mano, la EOS R, mi è risultata un pochettino leggermente diversa proprio non volendo far nulla al file rispetto al file della 5D Mark IV questa è stata un'impressione del tutto eh, personale arbitraria legato ad alcune situazioni e invece la R5 da subito mi è sembrata molto più vicina se non superiore a, al discorso della Mark IV quindi anche in termini di preset di flusso di lavoro e di post produzione successiva le ho trovate in termini di peso del file e di approccio alla post-produzione che ho io, molto più eh, compatibili tra di loro. Cioè, vedo, personalmente ho sentito meglio la combo R5 Mark IV che Mark IV R. Non voglio dire che la R non sia una grande macchina o che non funzioni, ma che chiaramente ha delle caratteristiche differenti rispetto alla, eh, alla R5. Provo a farvi vedere, datemi solo un secondo che così lo apro, questo, eh, diciamo, lo apro, questo file, questi file, e ringrazio in questo sempre mia moglie per la, per la disponibilità. Intanto se avete delle domande mentre cerco dei file, eh, chiedetemi pure, insomma eh, mettetemi le le vostre questioni questo video poi ricordo a tutti rimarrà online perché molti lo chiedono sempre rimane online lo condividiamo quindi se poi avete anche a distanza di tempo eh, delle domande dubbi e curiosità non vi fate problemi insomma a eh, chiedere quello che, eh, che volete allora vediamo un attimo una situazione una situazione reale allora voi adesso dovreste vedere il mio schermo con alcuni scatti fatti questa estate soggetto è eh, eh, mia moglie, la ringrazio e vi volevo far vedere un attimo una considerazione, allora proprio un discorso di intanto tenuta agli alti ISO che poi vediamo applicata a un matrimonio e poi anche caratteristiche, caratteristiche del file. Allora se non mi sbaglio, vediamo un attimo però c'era un discorso di freddo e di tempo differente. No, proviamo a vedere questo. Allora, questa è una 5D Mark IV. Questa è una EOS R, ma la cerchiamo con la stessa luminosità, EOS R. E questa è una R5. Allora, vediamo se questi file più o meno si assomigliano. Non so se li vedete o se li riuscite... Vabbè, comunque qualche cosa vi dico vi dico io, ok? Allora, il file della R5 in generale è comunque un file molto carico anche agli alti, agli alti ISO. Qui era un test, stiamo a, uh, stiamo a 8000 ISO. Li ho scattate con la stessa ottica, un 50 mm a F2 in tutti i casi e, e questo è un pochettino il risultato. Questo invece che vedete in questo momento è il file della EOSR. E questo è il file della 5D Mark IV, eh, non mi ricordo però se avevo messo un altro settaggio eh, dif differente. Vediamo un attimo se ho tutti i JPEG. No, ecco, qual è il discorso, esatto, che poi nel fare le prove mi ero sbagliato, avevo fatto un JPEG e non un, un, diciamo... Questo è un RAW, esatto, e questi sono due JPEG. In generale, comunque, questa cosa che un pochettino si vede qua cioè della mh, resa dei colori ad alti ISO, è una cosa che ho ritrovato anche durante gli, gli eventi, durante gli eventi aziendali piuttosto che eh, durante il matrimonio, cioè la qualità del file rimane veramente molto molto costante anche alzando tantissimo gli ISO. Poi a proposito di spauracchio del rumore, qui stiamo a... 8.000 ISO adesso chiaramente c'è un segnale che viene mandato in streaming, ci sono tutta una serie di difficoltà quindi ve lo sto facendo vedere così non mi aspetto che, che abbiate la certezza scientifica vi assicuro e poi venite in negozio vi faccio vedere tranquillamente i file eh, rumore non se ne sente, rumore non se ne vede, quindi eh, da questo punto di vista eh, veramente il file eh, è impressionante, eh, tiene ad alti ISO in maniera incredibile e rappresenta perché la 5D Mark IV ne sentiva un po' un limite Fino ai 6400, ok. 8000 no, e superiori, cioè, nel senso funziona in caso di necessità, assolutamente. Eh, ma magari cerchiamo anche altre tecniche con la EOS R. La resa degli alti ISO è sicuramente eh, efficace in tantissime situazioni con la R5, praticamente ci cioè, avete tutti i vantaggi della EOS R. Ehm, e la resa però dei colori che avevo personalmente trovato con la 5D Mark IV. Vi faccio vedere una situazione reale di matrimonio, giusto per capire diciamo, dove e come sono stati utilizzate, e poi, anzi facciamo una cosa, proviamo a vedere magari una situazione di... Scusatemi un attimo che nel toccare i pulsantini ho, ho premuto quelli sbagliati, allora proviamo un attimo a vedere... Vediamo se il computer non mi molla, vabbè, siamo andati qua. Intanto ci vediamo un attimo questo, ecco qua i lavori in corso che si fanno sentire. Eh, vi faccio vedere un attimo questa situazione, mi dovreste vedere anche in questo caso, siamo diciamo in diretta, in una situazione di scatto. Ringrazio tantissimo questa coppia di bellissimi sposi che ha scelto comunque di sposarsi eh, con tutta una serie di restrizioni e di limitazioni questa è una situazione in cui si vede sono in controluce vi assicuro la resa non rende quanto controluce c'era eh, ma era tanto ed era anche in macchina da qui la ragione di scattare a mirino e questa è una situazione comunque eh, potenzialmente dinamica ok una situazione in cui diciamo eh, come vedete c'è un movimento importante no eh, l'inquadratura si cerca di tenerla stabile però allo stesso tempo essendo comunque emozionante eh, il soggetto potrebbe, diciamo, eh, cambiare no? di, di posizione, di espressione, non sappiamo, eh, non si ha sempre la certezza al mille per mille di quello che sta succedendo. Devo dire, in questo caso, proprio si chiudono gli occhi, <coughs> ci si affida alla, al funzionamento dell'autofocus. E il tutto è veramente dato è andato alla grande devo dire in questo caso particolare eh, la R, L, R5 mi è risultata particolarmente particolarmente utile vi faccio vedere qualche altra situazione giusto per capire dove è stata eh, dove è stata utilizzata ecco questo è uno scatto magari con un po' di diciamo lavoro sopra eh, di lavoro sopra e devo dire non sono stato bravissimo magari eh, a metterci la cosa però ricordatevi sempre che il diciamo la visualizzazione è più questa in proporzione dell'immagine, come vedete anche con una lavorazione un pochettino spinta del file, però non si notano particolari difetti. Una cosa che una, una situazione in cui ho provato la camera è stata quella proprio di quando la luce andava via cioè al tramonto eh, la sera e, e ho preso in questo caso specifico questa foto è stata fatta proprio mentre ci stavamo allontanando eh, ho preso volutamente la r5 perché credevo che la resa dal tiso eh, in, eh, che poi in realtà non mi è servita perché comunque c'era tanta luce eh, ma comunque volevo avere la massima qualità possibile del file sapendo che sarebbe stato uno scatto che avrei dovuto comunque eh, lavorare devo dire che la r5 ha fatto egregiamente il suo il suo dovere vi faccio solo vedere un attimo la situazione eh, di scatto giusto per capire un attimo eh, qual era la eh, qual era la, la luce che era questa qui non so se mi vedete ancora allora la situazione di luce era, era questa Ok, Il risultato per me era questo qui, quindi volevo recuperare il cielo, no? vedete c'era una differenza di luce tra sopra e sotto, quindi volevo avere una grande, una grande qualità del file in tutte le zone perché volevo comunque recuperare il colore. E poi questa è comunque un'anteprima e c'è sempre a lavorarci sopra. Però quello che l'ho testata diciamo, ancora di più era per esempio uno scatto ambiente proprio un attimo prima di andare via. Eccolo qua. Vi volevo far vedere questo scatto sempre al, ehm, sì, in, questa, in questa possibilità. Eccolo qui, questo è uno scatto fatto a ISO 6004 no? con la sera, prima di andare via, la resa del colore. Vedete un po' di, di pixel di rumore mentre sposto il file per un discorso di scheda grafica. Però la resa dei colori e del del rumore, insomma, per me è assolutamente soddisfacente e c'è quella pienezza dei colori eh, che è fondamentale anche quando si utilizzano le alte luci. Tra poco mi taccio. Intanto ditemi voi se avete delle curiosità, delle domande, vi, vi, rispondo, uh, vi rispondo con piacere. Andiamo un attimo agli ultimi punti. Ehm, allora, vi ho detto del discorso del mirino, ci ritorno un attimo sopra. Io per abitudine scatto tantissimo, anzi praticamente solo a mirino, tranne quando faccio i video, comunque mi metto così. E in tutte queste situazioni di controluce che avete visto... L'utilizzo del mirino diventa un aspetto fondamentale per il lavoro che, che vado a fare. Ho il controllo della macchina. Avere, come abbiamo detto, tutti i punti distribuiti e poter avere un controllo assoluto di diciamo dello schermo anche quando si guarda a mirino utilizzare per esempio l'LCD come zona di messa a fuoco eh, spostando il pollice non perdendo mai eh, il controllo dell'immagine questo per me è un aspetto fondamentale devo dire che in questo tutto il mondo mirrorless eh, EOS R e via dicendo superano eh, assolutamente il discorso della Reflex c'è un altro aspetto importante, è che molte volte io faccio, diciamo, personalmente lavoro sia in fotografia che in video. Ehm, vi faccio vedere una cosa per quanto riguarda intanto gli eventi. Lavorando in fotografia e eh, in video, per me diventa fondamentale la possibilità di shiftare da, ehm, diciamo, da una situazione all'altra molto molto rapidamente. Ora, quello che era successo con, già con la EOSR è che, c'era la possibilità di mantenere preimpostate eh, alcune, eh, diciamo, mh, alcuni elementi come tempo e diaframma. Quando si utilizzava le foto e quando si utilizzava il video, cioè tenendole separate, cosa che si può fare anche con la 5D Mark IV, ma in maniera meno rapida: almeno non l'ho trovata meno rapida come settaggi di, di default. Questo è fondamentale, ad esempio, all'interno di eventi aziendali laddove ti dovessero chiedere di realizzare contemporaneamente sia eh, delle fotografie che dei video. Eh, perché ovviamente tu devi poter consegnare immediatamente un prodotto, ehm, ovviamente compatibilmente con le situazioni, quindi ci sono tutta una serie di accordi che vengono presi, sono due linguaggi comunque differenti, però ci può essere la richiesta di, di questo discorso qui, soprattutto per una condivisione social. Ecco, la EOSR rappresentava già un enorme miglioramento rispetto alla 5D Mark IV. Con un'unica nota eh, che bisognava, diciamo, settare e che a volte in alcune situazioni ci si poteva dimenticare, ovvero il profilo colore utilizzato rimaneva sempre lo stesso. Cioè, se uno mette neutro, se mette standard per le foto, quando shiftava alla parte video, non si trovava un neutro, cosa che utilizzo principalmente quando faccio i video, ma si trovava nuovamente uno standard. Con la R5 la grande figata è che è possibile tenere separato tutto, completamente tutto: anche il profilo, cioè avere un, un 400esimo F4 standard, profilo standard ISO X, quelli che volete per quanto riguarda le foto, e mettere invece un 50esimo, 56 ISO 1006, profilo neutro. Per quanto riguarda il video, appena si shifta da foto a video, queste due cose sono completamente differenti. Allora questo è un enorme, diciamo, un enorme vantaggio per chi come me fa sia fotografia e video. Una nota per quanto riguarda, diciamo, e poi eh, andiamo a concludere, per quanto riguarda la eh, fotografia di eventi che qui eh, vedete, è che allora, il funzionamento di quello che era già l'ITR, piuttosto che... Ehm, Uh, diciamo il riconoscimento del viso, il dual pixel, già ne ho parlato, devo dire che in queste situazioni qua di scatto lavorano a bestia, in maniera incredibile, eh, rendono veramente eh, il meglio, no? perché agganciano il soggetto, lo prendono, non lo mollano e tu ti concentri solo sulla composizione. Una piccola nota, diciamo, nel mirino, nella visualizzazione del mirino, è che il mondo meterless per mettere a fuoco ha bisogno di una schiarita laddove la luce è, ehm, la luce è poca, eh, che rappresenta un micro, è come se fosse un micro flash, una micro luce che si presenta nell'occhio quando uno guarda nel, eh, nel mirino. Ora questa cosa normalmente di giorno non si nota, ma quando si va eh, la sera in interni o si fotografa un evento come quello che vi stavo fa facendo vedere e che ora vi, eh, e che ora vi eh, riprendo, potrebbe dare fastidio, almeno a me personalmente ogni tanto ha dato fastidio, cioè la, il mirino è come se fosse analogico, voi guardate nel mirino avete la sensazione di vedere il reale, ogni tanto quando la luce è poca, si è, si, si è in, in condizioni di scarsa illuminazione, eh, in interni o in esterni, indipendentemente questa cosa che c'è, questa schiarita, un pochettino eh, affatica l'occhio, distrae un pochettino l'occhio, soprattutto quando eh, si passa e si utilizza Contemporaneamente la 5D Mark IV e la R5, cioè uno ha un mondo completamente analogico eh, come questo qui, come questo mirino, e invece un mondo digitale eh, della R5 che in alcuni casi potrebbe dare un pochettino fastidio. Eh, a parte questa nota del, del, diciamo, del, eh, negativa rispetto al funzionamento del mirino, rispetto solo in alcune, ripeto, solo in alcune situazioni, tutto il resto eh, è assolutamente iper, ehm, iper all'avanguardia e iper performante. Quindi mi sono permesso di fare un piccolo riassunto eh, personale, diciamo, della, della situazione. Con, con i voti, diciamo, del tutto arbitrari che ho dato a, 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 questa, a, a questa, diciamo, eh, analisi sul campo eh, degli eventi della R5 e della ehm, R e della 5D Mark IV. Vi ripeto, il tutto è, è assolutamente arbitrario e non ha alcun valore se non quello di chiacchierare eh, in questa fase. Eh, ergonomia. Una leggera superiorità proprio nel posizionamento del joystick, come vi dicevo, della 5D Mark IV, ma la R5 insomma sta lì, i voti sono da 1 a 5. Ottiche, beh qui andiamo progressivamente crescendo, eh, nel senso che già la EOS R rappresentava un, eh, un vantaggio enorme rispetto al discorso della 5D Mark IV, il fatto che la R5, eh, nota che non ho detto ma la sottolineo adesso, abbia lo stabilizzatore incorporato utilizzato poche volte perché già lo stabilizzatore delle ottiche da un punto di vista fotografico funziona più che bene, per esempio quello del 70-200. Eh, ma in alcuni casi ho spinto, diciamo, e mi sono appoggiato allo stabilizzatore interno della, eh, della R5, di cui parlerò più approfonditamente parlando poi di, eh, di video nello specifico. Eh, beh, questo è un vantaggio impressionante, vi eh, permette di lavorare in assoluta tranquillità anche con tempi lunghi e quindi abbinato al funzionamento questo stabilizzatore funziona al meglio diciamo con le ottiche RF e con alcune ottiche RF in particolare fino a 8 stop quindi diciamo la R5 rappresenta da questo punto di vista un passaggio superiore rispetto alla, alla eos r autofocus e qui lo, lo fa la storia della tecnologia abbiamo un sistema ITRAF eh, sulla 5D Mark IV per l'utilizzo di cui vi ho parlato un dual pixel AF per quanto riguarda la eos r e la R5 eh, la versione seconda quindi inevitabilmente stiamo stiamo sopra peso del file stiamo lì grandi differenze non le ho trovate il mirino, eh, il mirino si pareggia nel senso che ci sono dei micro vantaggi ma anche dei micro svantaggi in entrambi i casi. Eh, si, non so tecnologicamente si si può risolvere quella questione di cui vi ho parlato, ma è solo per questo che mi sono permesso di non dare la pienezza dei, eh, dei voti. alti ISO, ve l'ho detto, la R5 vince un po' eh, sulle altre due ma. Entrambe già sono iper performanti, la post-produzione: grandi differenze. Sì, forse un po' la, 5, la eos r forse qui mi sono sbagliato io, ma diciamo, non l'ho notato più di tanto. E l'uso foto e video invece questo shift da foto e video, la R5 almeno per me, ha rappresentato un, un enorme vantaggio sul discorso. Quindi, voto finale mio personale, è che la R5 supera, diciamo, i due precedenti modelli. Ora. Io questo ve l'ho detto e questa chiacchierata ve l'ho fatta, una chiacchierata ovviamente introduttiva, che non, non ha la presunzione di risolvere, diciamo, tutte le argomentazioni, ma perché spero di stimolare eh, la curiosità rispetto all'argomento. Proprio perché abbiamo visto, come vi dicevo all'inizio, dall'uscita della camera, che molti si interrogano: ma ha senso fare il passaggio? Ehm, è meglio rimanere alla Mark 4, È meglio passare a un, a un mondo mirrorless e mirrorless di che. Tipo, ecco questo, diciamo, vuole essere un po' stimolo alla, alla conversazione. Poi siamo, non io, ma eh, almeno non io in questi giorni, ma a breve eh, ci ritorno. Marcello, tutte le volte siamo in negozio, siamo in negozio con la camera. Quindi insomma, eh, venite a interrogarci a farci tutte le domande che vorrete per, eh, per parlare nello specifico di questo file. Appena avrò modo di parlare anche della R6, ovviamente vi risponderò anche da, da quel punto di vista. La nota mia personale è che eh, non vedo alcuna difficoltà a prendere la R6 anche per il mio lavoro, voglio solo provare questi 20 megapixel che comunque sono quelli della 1DX Mark III, quindi non possono essere da meno. Eh, ho avuto rassicurazione da colleghi che insomma sono stampabili fino al 50-70 senza alcuna difficoltà, quindi vanno più che bene per l'utilizzo che ne devo fare. Da un punto di vista video grandi differenze non ce ne sono, a parte alcuni dettagli. Eh, per cui direi, insomma, che anche la R6 è più che soddisfacente. Non avendola provata personalmente, non l'ho portata in questa argomentazione. Leggo una domanda di, di Flavia. Si parlava per la R5 di surriscaldamento durante le riprese video. È presente il surriscaldamento anche per le fotografie? È stato risolto il problema? Allora. Di questo surriscaldamento eh, Flavia oramai è una notizia che la do per vecchia, nel senso che comunque sia è stata ampiamente superata dalle dimostrazioni sul campo che sono state fatte. Io pure ne ho fatte e ve ne ho portati alcuni esempi quest'estate eh, all'interno di, di questo gruppo. Eh, da un punto di vista fotografico nessun problema, veramente nessun problema. Già da quest'estate, prima dell'aggiornamento del firmware per un uso eh, si parla di surriscaldamento se tu fai video in 8K per più di n minuti, non mi ricordo, 20 minuti. Ora, sai quanti gigabyte vengono prodotti? Chi è che fa veramente questi, questi file? Praticamente nessuno. Eh, nell'utilizzo ordinario, normale, si hanno tanti di quegli altri vantaggi. Non si arriva mai veramente al punto di surriscaldamento. Quest'estate stessa, prima dell'aggiornamento del firmware, avevo portato degli esempi. Eh, nello anche nell'utilizzo foto e video contemporaneo. Dopodiché è stato fatto l'aggiornamento del firmware, quindi grazie per la domanda perché poi questa macchina l'ho utilizzata con il firmware aggiornato, devo dire insomma io problemi non li ho vissuti, eh, anche da un punto di vista della batteria, una cosa che non vi ho detto, la batteria è più o meno simile, chiaramente l'utilizzo è differente e il fatto che sia mirrorless la consuma un pochettino di più la batteria nuova dedicata all'R5 recupera con questo consumo in più quindi sostanzialmente con due batterie insomma un evento da un punto di vista fotografico eh, si copre io ne ce ne ho otto quindi non ho mai sentito questo problema però eh, effettivamente un pochettino di, eh, di consumo in più eh, ce n'è ma se avete la batteria nuova più o meno vi avvicinate Flavia grazie a te non so se ci sono altre domande, altre curiosità, altrimenti insomma mi, mi appresto a salutarvi, comunque il video rimane a disposizione di tutti per ogni domanda, dubbio e curiosità, insomma siamo qua per voi, lo condivideremo anche sulla pagina, quindi insomma non vi fate problemi ad interrogarmi, ci e mi a interrogarvi. Vediamo se ci sono altre, se ci sono altre, altre domande, altre diciamo, curiosità rispetto a questo, a questo argomento, altrimenti insomma, passo ai saluti in questo caso a me stesso e a voi che, che mi siete collegati e che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Vediamo un attimo se c'è con, con il lag un po' di, eh, con i ritardi un pochettino di, eh, diciamo, attesa nel ricevere le domande non ne vedo vabbè comunque scrivetele eventualmente di seguito insomma in giornata o, o domani vi rispondo grazie a tutti per, per l'attenzione grazie per la disponibilità spero di non avervi annoiato e, e niente siamo in negozio insomma per, per ogni tipo di, di curiosità un saluto a tutti e alla prossima occasione ciao